Allora, buonasera. Non si poteva immaginare un luogo più appropriato per la presentazione di questo libro che qui al meeting di Rimini. È qui a Rimini, infatti, che questo libro è nato esattamente un anno fa, in un dialogo con l'allora semplice professore, oggi ministro, Miguel Maduro, e con la professoressa, già allora giudice costituzionale, Marta Cartabia. Lo spunto da cui è nato questo volume è dunque un dialogo nato qui al meeting e questo va ricordato, che il meeting non è soltanto il palcoscenico per tanti autorevoli oratori o per tante belle testimonianze. Il meeting è anche una grande piazza dove ci si incontra, si scambiano le idee e soprattutto quelli che portano queste idee cambiano le idee. Questa è una cosa sempre più rara, ma è stupenda quando accade. Lo spunto di questo libro, una constatazione. Oggi la Chiesa è sempre più accusata di entrare, per usare un'immagine calcistica, a gamba tesa nei dibattiti pubblici, ovvero nelle discussioni di tipo giuridico. Da più parti si ritiene che le gerarchie cattoliche pretendano di dettare ex cathedra i contenuti del dibattito democratico, distorcendo così questo dibattito. Da questa constatazione, dialogando con Miguel e con Marta, è nata questa domanda: ma un'accusa del genere nasce dalla vera posizione della Chiesa Cattolica su queste vicende politiche e giuridiche? Davvero il Papa e la Chiesa intendono entrare nei dibattiti politici dettando alle istituzioni e agli uomini cosa dovrebbero dire o cosa dovrebbero fare? In verità, il nostro dialogo qui a Rimini si era concluso solo con questa sensazione, cioè la sensazione era che in realtà molto spesso chi parlava di questa posizione non la conosceva del tutto, o quantomeno la conoscesse poco. Così, proprio da questa impressione, dall'idea di approfondirne, di verificare se era vera o no, è nato il progetto che Marta Cartabia ed io poi abbiamo curato, cioè quello di raccogliere assieme e di pubblicare 5 grandi discorsi pubblici che il Papa Emerito Benedetto XVI ha tenuto dinanzi ad istituzioni civili e politiche o accademiche, Regensburg, Westminster, Collège des Bernardins, Nazioni Unite e Bundestag. Abbiamo poi chiesto ad un autorevole gruppo di esperti nel campo delle scienze giuridiche e politiche, espressivi delle più diverse sensibilità religiose, geografiche, culturali, accademiche, istituzionali, di proporre un commento, non un commento tecnico, un commento piano per tutti, il libro è destinato ad un pubblico il più vario e il più generale. Il risultato, devo dire, è andato al di là delle più ottimistiche previsioni. I nomi che hanno accettato di partecipare a questo commento sono davvero tra gli studiosi più autorevoli e chi avrà la bontà di acquistare il libro può scorrerne l'elenco completo. Cattolici, ebrei, protestanti, musulmani, agnostici, tutti hanno accettato di paragonarsi con questo pensiero. Ed in effetti, leggendo i discorsi riuniti in questo volume, ci si rende conto che molto spesso le idee che abbiamo sul pensiero cattolico sono degli stereotipi. Proviamo a fare un esperimento mentale. Se io invitassi ognuno di voi qui a ipotizzare quali sono i contenuti o i temi toccati in questi discorsi dal Papa, e ve lo chiedessi prima che voi leggeste questi discorsi, è molto probabile che penseremmo difesa della vita, aborto, eutanasia, contraccezione, matrimonio omosessuale, divorzio, eccetera. Rimarremmo tutti molto sorpresi nel non trovare nulla di tutto ciò in questi testi. E non che il Papa o la Chiesa non tocchino questi temi, anzi, ma in questi discorsi in cui l'argomento è il fondamento stesso dell'ordine giuridico pubblico, dello Stato, della Repubblica, il punto di approccio è molto più profondo e radicale. Non c'è nulla, infatti, di più distante dalla posizione della dottrina sociale e politica della Chiesa Cattolica che fare appello ad un principio di autorità per intervenire nel dibattito pubblico. Casomai altre religioni possono avere questo problema. Come afferma Benedetto XVI nel discorso forse più famoso di quelli che abbiamo riunito, quello tenuto a Berlino, nella storia gli ordinamenti giuridici sono stati quasi sempre motivati in modo religioso. Sulla base di un riferimento alla divinità si decide ciò che tra gli uomini è giusto. Contrariamente ad altre grandi religioni,
il cristianesimo non ha mai imposto allo Stato e alla società un diritto rivelato, mai un ordinamento giuridico derivante da una rivelazione. Ha invece rimandato alla natura e alla ragione quali vere fonti del diritto, ha rimandato all'armonia tra ragione oggettiva e soggettiva, un'armonia che però presuppone l'essere ambedue le sfere fondate nella ragione creatrice di Dio. In questo passaggio del discorso pronunciato al Bundestag è racchiuso un po' il cuore del pensiero di Benedetto XVI. Non la rivelazione, ma la ragione e la natura nella loro correlazione costituiscono la fonte giuridica valida per tutti. Dunque, questo contenuto è quello che abbiamo raccolto e qui stasera vorremmo discuterlo. Vorremmo discutere in particolare come noi valutiamo questa posizione espressa dal Papa emerito e dalla dottrina della Chiesa. È una posizione sostenibile? È una posizione condivisibile? È adeguata alle sfide che viviamo oggi? Per discutere di questi temi abbiamo invitato tre studiosi altrettanto autorevoli come quelli che hanno fatto parte del libro, uno in particolare, il professor Weiler, è anche uno di quelli che ha contribuito al libro stesso, ma mi permetto di dire, prima che grandi e autorevoli studiosi, dei tre grandi, comunque grandi con diverse dimensioni di grandezza, diciamo comunque tre grandi amici del meeting, tutti e tre. Innanzitutto il professor Paolo Carozza, professore di legge e direttore del Kellogg Institute for International Studies dell'Università di Notre Dame, negli Stati Uniti, il professore ed oggi ministro Luis Miguel Poiares Maduro, ministro per lo sviluppo regionale della Repubblica Portoghese, che vedo ha dei fan, e, come si dice sempre, in fondo ma non ultimo, il professor Joseph Weiler, direttore dello Strauss Institute for Advanced Studies di New York. L'applauso fa capire che posso fermarmi nei titoli. Aggiungo però che da settembre sarà presidente dell'Istituto Universitario Europeo di Fiesole, Firenze, quindi in Italia, diciamo. Siamo riusciti a riprenderlo, a strapparlo agli Stati Uniti. Bene, abbiamo quindi, come vi dicevo, l'idea è di capire e di dialogare se questa posizione che qui viene espressa è sostenibile. E io vorrei cominciare con Paolo Carozza. Soprattutto partendo dalla posizione particolare che lui ha, dirige un centro internazionale di studi sulla democrazia, sullo Stato di diritto, sulle libertà. Qual è lo stato oggi della democrazia nel mondo? Qual è la condizione dello Stato di diritto? Questi temi che sono affrontati nel libro oggi sembrano tutti sotto scacco. Qual è il contributo che questo libro può dare? Grazie Andrea. Innanzitutto grazie a tutti del meeting, organizzatori, ospiti, perché proprio trovarsi qui in un luogo dove in migliaia di persone davvero si sente ancora di essere in un luogo davvero di incontro, di sorprese, di novità, è davvero una cosa eccezionale e commovente. Rispetto alla democrazia, mi sembra evidente che è in crisi oggi dappertutto nel mondo. Però facciamo un passo indietro, pensiamo a 20 anni fa. 20 anni fa il mio istituto di ricerche, per esempio, aveva praticamente annunciato la vittoria della democrazia nell'America Latina. Dittature sconfitte, era una nuova epoca. Il crollo dell'Unione Sovietica, l'emergere delle nuove democrazie dell'Est. Abbiamo voltato pagina in Sudafrica, era il trionfo dei diritti umani sui sistemi di oppressione della dignità umana. Eppure, dove ci troviamo 20 anni dopo di questo trionfo? Non solo non è stato consolidato la vittoria della democrazia, abbiamo fatto vari passi indietro. È in crisi in tutte le parti del mondo, in America Latina, dove abbiamo iniziato,
a studiare, si trovano grandi sfide che mettono tanta pressione, tensione nella vita democratica. Ma anche nei paesi ricchi, nel mio paese, negli Stati Uniti, la politica spesso si vede ridotta a uno scontro di posizioni già stabiliti in anticipo, senza vero dialogo, senza vera capacità di unirsi per lavorare per il bene comune, nonostante grandi sfide sociali e bisogni umani. Lo stesso è vero in Europa, una crisi economica non è solo economica, è chiaro che è una crisi politica, è una crisi dell'incapacità di lavorare insieme, di agire insieme per il bene comune di tutti. Anche i pochi posti dove abbiamo avuto il soffio di un primo vento di speranza per la democrazia, come nei paesi arabi, dove siamo oggi? Si vede subito che c'è la bufera di forze che mettono in evidenza che nonostante la vittoria di 20 anni fa, non siamo ancora capaci di sostenere la democrazia come sistema politico, come vita politica per il bene comune. Allora la domanda per me, che è la prima domanda suscitata da questo libro, dai discorsi del Papa, è appunto questo. Cioè, non sono discorsi che ci fanno pensare in astratto a teorie politiche della democrazia, del bene comune, ma anzi affrontano temi di attualità, di urgenza, di emergenza uomo come emergenza politica, che offrono una proposta di dialogare insieme, di ragionare, di una dialettica, di grandi idee e principi però che servono a rispondere a delle esigenze dell'uomo oggi. Dunque, rimarrei su questo scenario globale che ha evocato Paolo e mi rivolgerei adesso al professor Maduro. Una parte di questa crisi globale della democrazia è certamente una crisi della politica, perché soprattutto uno dei punti su cui insiste più il libro, come riprendeva Paolo, è questo nesso tra la decisione politica e la ragione, la ragionevolezza come uno dei principi fondanti, mentre oggi una delle impressioni è che oggi la democrazia, la scelta e la capacità di decidere politica siano proprio in crisi su questo punto, della loro misurarsi con la ragione. Come hai visto questo tema, ragione e decisione politica dentro il libro? Dentro il libro e oggi dentro la politica. Non so se la tua domanda è ormai diretta al professore o al politico. Rispondo un po' come entrambe. Esatto, visto che ora sei tutte e due. In primo luogo vorrei ringraziare per questo invito di ritornare al meeting. Lo faccio con gran piacere, anche in un ruolo diverso di quello dell'anno scorso. Il meeting è un luogo di dialogo che è uno dei punti principali, credo, dei testi di Benedetto, di quali il libro tratta. Come ha detto Andrea, l'idea ci è venuta a noi due insieme a Marta l'anno scorso e il mio obiettivo era quello di personalmente di confrontarmi con testi che non conoscevo o non conosceva bene e farlo senza pregiudizi. Non ho avuto l'opportunità di farlo così con tanto tempo come mi avrebbe piaciuto, perché nel frattempo ho avuto questo incarico politico, ma ho avuto il tempo sia prima sia negli ultimi giorni di nuovo di rileggere questi testi che mi sembrano affascinanti. E li ho letti, e questo devo dire, io sono il meno specialista di tutti quelli che è in questo tavolo, li ho letto come costituzionalista e come una persona interessata, senza pregiudizi. La prima cosa che vorrei dire è che credo che io si dovessi identificare tre grandi temi, e poi rispondo alla tua domanda, sarebbero il primo la richiesta di una fede più razionale e allo stesso tempo di una ragione pubblica più aperta alla fede. Credo questa corrispondenza fra queste due dimensioni di chi parla Benedetto spesso nei suoi testi.
Il secondo è il rapporto permanente fra ragione e fede, fede anche intesa in un senso laico, allora come natura umana, la ricerca della natura umana. La ragione e la fede si controllano, si sostengono e si ispirano mutuamente. Credo che questo è chiaro nei testi. Il terzo punto è il dialogo come strumento fondamentale della ragione pubblica e come strumento per riconciliare, e ricordo di nuovo, parlo non come specialista, sicuramente non come specialista di Benedetto, ma credo che anche questo era il proposito del libro, come strumento fondamentale di riconciliare l'ambizione universale della ragione in rapporto con la fede e la natura umana, con le diverse ragioni particolari. E credo che questi tre aspetti sono fondamentali in questa risposta per capire e rispondere alle sfide democratiche di oggi. Come ho detto, io oggi la mia risposta è anche un po' come un politico, che mi ha dato anche in pochi mesi una percezione un po' diversa anche del funzionamento della politica e della democrazia. E credo ci sono tre sfide che la democrazia ha oggi, se dovesse fare un elenco. La prima è una sfida, e tutti poi hanno un rapporto molto importante con queste dimensioni di cui ho parlato e che sono nei diversi discorsi di Benedetto. Il primo è una sfida in rapporto allo spazio della politica. La politica è nata dalle interdipendenze e dalla vicinanza, ma oggi l'interdipendenza va al di là della vicinanza fisica, è molto più ampia. E questo fa sì che i nostri spazi democratici tradizionali, centrati negli Stati-nazione, non corrispondono più agli spazi di interdipendenza, dei rapporti sociali. Questa mancanza di corrispondenza è una delle grandi sfide democratiche, nell'Europa ma non solo, direi. La seconda è una sfida quanto al modo della politica, alla forma di fare la politica, sia di un lato perché c'è una crescente frammentazione, ci sono queste comunità racchiuse in se stesse con un discorso politico proprio che non riescono a parlare l'une con le altre, sia perché c'è, la politica è sempre stata, io ho detto spesso questo in Portogallo recentemente, per esistere una democrazia in un spazio politico deve esistere semplificazione, vuol dire la capacità di rendere accessibili alla decisione di tutti questioni molto complesse. Ma questa semplificazione non può diventare falsificazione, se non la politica diventa populismo. E questo è un rischio molto grande oggi. In un certo senso c'è molta informazione, c'è una crescente possibilità di partecipazione in multipli questioni della politica, ma c'è una grande difficoltà di riuscire a creare meccanismi di deliberazione pubblica, decisioni pubbliche su queste questioni così complesse. La terza sfida è una del tempo. Il tempo a che risponde la politica oggi non è il tempo al quale deve essere diretto l'azione politica. La buona azione politica deve essere diretta alle necessità di oggi, ma anche del futuro. E invece i cicli politici, i cicli mediatici sono tali che forzano le risposte politiche soltanto alle domande di oggi. E i contributi nei testi di Benedetto aiutano, possono aiutare a trovare anche delle risposte a queste sfide. Sì, soprattutto perché ci ricordano il tendere all'universalità, combattendo la frammentazione, anche difendendo che la ragione dell'azione politica non è necessariamente locale, identitaria, è più ampia, è nella natura umana in generale. E questa è anche una risposta al problema dello spazio della politica che parlavamo prima. Questo presenta difficoltà, per esempio nel contributo di Joseph, forse lui parlerà di questo nel libro che leggevo ieri, c'è questa tensione fra ragione generale e ragione particolare che mi sembrano delle questioni più interessanti.
anche molto importante mi sembra l'importanza del dialogo, che è presente costantemente. E per ultimo l'importanza di una ragione che, come nella bellissima introduzione che fai con Marta, chiamati di una ragione aperta. Tutto questo mi sembrano che sono meccanismi di contribuire per rispondere a queste sfide democratiche della politica che ho identificato. Ringrazio perché hai dato una risposta che ha posto sul tappeto tantissime questioni, ognuna di queste, però ce n'è una che hai praticamente già posto tu, e io, anche per mettere un po' di pepe a questa nostra discussione, no? Volevo proprio agganciarmi a questa osservazione che faceva Miguel. C'è questo tema della ragione, indubbiamente, l'abbiamo detto sin dall'inizio, questa posizione che esprime il Papa è una posizione che ha una forte speranza, una forte fiducia sulla ragione. Certo, una ragione aperta, come si diceva, non una ragione. Ma l'impressione che ho avuto io leggendo il tuo saggio è che tu invece sei un po' più scettico su questa forza della ragione. Non sei razionale, sei un antirazionalista. No, tocca, perché la pepe viene solo a me? No, quello che vorrei chiarificare è quello che secondo me dice il Papa e quello che non dice. Dice è molto importante. Il discorso classico delle nostre democrazie pluralistiche e liberale era che accettiamo che ci siano socialisti, liberali, conservatori, democristiani, eccetera, nel spazio pubblico. E che la democrazia permette una maggioranza socialista o maggioranza conservatore di imporre tramite il processo democratico, pur rispettando diritti fondamentali, di imporre la loro visione sulla società tramite la legge. E invece hanno detto perché è così? Perché pur essendo socialisti da una parte e conservatori dall'altra parte, tutte e due accettano una logica comune della ragione, di valori che appartengano a tutti in quanto esseri umani. Invece voi religiosi non potete entrare in questo discorso perché la vostra normatività è basata sulla rivelazione. La rivelazione rispettiamo. Se volete potete credere, ma non potete imporre la rivelazione su gente che non creda, e perciò siete esclusi del discorso normativo generale della società. E Benedetto non ci sta, perché lui dice: accetto la premessa che nella legislazione generale deve essere predicata sulla ragione generale, ma voi non capite la cristianità, perché quando noi cristiani entriamo nel spazio pubblico e vorremmo imporre la nostra normativa come fanno gli altri, insistiamo che i nostri valori che siamo pronti nel processo democratico a imporre sulla società, anche loro sono basati non sulla rivelazione, ma sulla ragione umana comune. È vero, per esempio, che nel Decalogo è scritto non ammazzate, che Dio ci ha detto non ammazzate. Ma noi possiamo entrare nel spazio pubblico e dire ci vuole una legge che proibisce ammazzare, non perché Dio l'ha detto, ma perché questo si capisce tutti nella ragione generale che ammazzare gli altri non è accettabile. Su questo sono d'accordissimo, penso che il contributo del Papa era fondamentale, non soltanto a spiegare al mondo veramente il sensibilità religioso, ma anche spiegare a cristiani di non avere timore, e finché la loro normatività può essere radicata sulla ragione generale non devono avere timore di entrare nel spazio pubblico con tutti gli altri e fare il gioco democratico normale. Allora su questo sono d'accordissimo, ma secondo me ci sono due pericoli dove, sempre secondo me, può darsi chi non ha capito bene,
Si può sbagliare nel pensare quello che ha detto Benedetto. E ci sono due possibili errori. Il primo errore è pensare che la vita religiosa, la normatività religiosa, esaurita nel quella ragione generale che appartiene a tutto, a tutti. E questo non è vero. Il cristiano deve essere una persona etica, morale, non rubare, non raccontare bugia, non ammazzare, eccetera. Ma il cristiano anche deve andare al messa. Ora, questa è una norma cristiana, però non è una norma cristiana che il cristiano avviene e vorrà legislazione che impone a tutti l'obbligo di andare alla messa. Perché per noi religiosi la nostra normatività non è soltanto questa morale etica che ci appartiene quanto essere umani, ma la nostra normatività anche è basata sulla santità. Noi dobbiamo essere morali, etici, ma cerchiamo anche la vita santa. E la vita santa ci impone una normatività che non tocca agli altri, però tocca a noi. E c'è pericolo con l'entusiasmo del messaggio di Bundestag, ad esempio, che il credente può pensare basta che io sia una persona morale, etica, cioè quella parte della religione che nasce non soltanto della rivelazione, ma radicata sul ragione generale, e così sono un buon religioso. Non è affatto. Quello da ricordare. Seconda cosa, si può pensare che la normatività che nasce dalla rivelazione e che non cerchiamo mai imporre sugli altri non è ragionevole, ma anche questo è un grande errore. Andare alla messa, per prendere un esempio vostro, per così dire, è una norma che non cercherò a imporre a tutti i cittadini, ma non dirà mai che è irragionevole a insistere che il cristiano vada alla messa. Perché? Perché nella vita cristiana non basta essere una buona persona, ma ci vuole anche la presenza di Dio nella vita. E la presenza del Dio nella vita viene anche, non soltanto, ma anche nell'andare a messa, all'Eucaristia, eccetera. Cioè il fatto che viene da rivelazione non vuol dire che non è ragionevole. Prendo esempio, sono più confortabili le nostre. Prendiamo il sabato. Voi ricordate, sono venuto qui una volta al sabato e non potevo usare questo microfono. Allora c'era registrazione che abbiamo fatto venerdì, per così potevo partecipare, in virgolette, al meeting. Voi potete pensare che è scemenza, ma non lo è. Non è irragionevole che Dio ci obbliga, noi credenti, di mettere un giorno a parte che è dedicato a Dio. Che bisognerebbe comportarsi in maniera diversa, che ogni minuto di questo giorno bisognerebbe pensare questo è un giorno, è del tutto ragionevole per la persona che cerca la via di santità, vicinanza al Dio. O nostri regola di mangiare, maiale no, ma pecora sì, un salmone sì, ma crostacee no. Voi pensate, ma quei poveretti cosa fanno? Invece quando i miei figli mi domandano perché dobbiamo fare queste cose, dico è molto ragionevole, perché ogni bocca che mettete nella vostra, ogni pezzo di cibo che pensate mettere nella vostra bocca, vi obbligate a pensare sul Dio, sulla legge del Dio. Non è irragionevole. È del tutto ragionevole nella vita santa e nel confine della religione, anche se non cercherò mai obbligare qui Andrea di non mangiare maiale perché lui l'ama troppo. Allora, per concludere, la ragione è la base in cui il cristiano entra nel spazio pubblico per la normatività generale a tutti. Ma la persona religiosa ha tante altre norme che si obbligano e che fanno parte della vita religiosa e non bisognerebbe dimenticare,
E queste norme non sono necessariamente irragionevoli, sono una ragione diversa di quello generale. Siamo entrati dunque in un punto cruciale, mi pare, della nostra discussione del libro. Questa idea di ragione che adesso Joseph ci ha esposto, questa idea complessa di ragione, allargata, non ristretta, oggi è sempre più sfidata. C'è un modo di definire il pensiero, in particolare quello espresso in questi cinque discorsi, ma in generale la posizione della Chiesa, che sembrerebbe un po' l'opposto, paradossalmente, di questa cosa che è stata descritta. Oggi ci troviamo di fronte ad una sfida che, come dicevi te Paolo introducendo, solo 20 anni fa era inconcepibile, cioè viviamo fianco a fianco con persone che possono avere una religione, un'etnia, una cultura totalmente diversa dalla nostra. Noi siamo stati abituati a delle città, a degli stati, a delle nazioni in cui c'era una forte omogeneità dal punto di vista culturale, sociale, religioso, ma oggi non è più così. Oggi nella stessa città, nello stesso palazzo, nello stesso condominio possiamo vivere avendo fedi diverse, culture diverse, tradizioni diverse. Allora, uno dei punti centrali su cui spesso viene etichettata la posizione della Chiesa Cattolica è che ci sia una tensione assolutamente irrisolta tra verità e pluralismo. Cioè l'enfasi sul pluralismo, sulla diversità, porta inevitabilmente a annullare il problema della verità e viceversa, l'idea che esista un punto comune su cui costruire sarebbe radicalmente nemico del pluralismo. Allora ti chiedo, qual è la convinzione che tu ti sei fatto leggendo questi discorsi? E oggi questa sfida del rapporto tra verità e pluralismo, come si pone? Soprattutto anche pensando all'esperienza che hai avuto e che hai, a qual è la posizione dello Stato in tutto questo? Cioè, chi è il depositario della verità? Dopo l'intervento di Joseph, sento un po' che dovrei togliere la giacca e alzare le maniche, perché... Sì, le domande si scaldano. Cioè, è vero che lo stereotipo della dottrina sociale della Chiesa nell'ambiente politico laico liberale è che rappresenta un punto che fa appello a una verità, ma appunto per quello è incapace di entrare in dialogo in un contesto pluralistico con gli altri. Uno non può leggere questi cinque grandi discorsi di Benedetto con la minima sincerità e continuare a pensare questo. Cioè, una delle cose più evidenti in questi discorsi è non solo che il Papa dà un certo valore al pluralismo, è un dialogo vero in un contesto pluralistico, ma anche di più, cioè che offre un modo di dare fondamento, di giustificare, di spiegare il perché di un pluralismo vero. E per pluralismo vero intendo questo, un pluralismo, cioè quello che intende Benedetto da quello che capisco di questi discorsi, un pluralismo che davvero è capace di affermare la diversità umana completa. Cioè non è vero pluralismo se uno deve prendere le sue proprie convinzioni e metterle a parte per dialogare con l'altro. Questo non è pluralismo, non è diversità, è una riduzione dell'uomo e della società. Quindi la vita democratica, sostanziale, capace di sostenersi nel tempo, capace di contribuire al bene comune di tutti, una delle premesse è che la gente si impegna davvero a cercare la verità. La verità
però con la mente e il cuore spalancata al vero, quindi capace di correzione, di autocorrezione, di dialettica con l'altro, di spostarsi, di muoversi, però non mettendo a parte la questione della verità, appunto cercandola più profondamente. E rispetto a, cioè, la seconda parte della tua domanda, come questo, che paragone c'è tra questa visione del pluralismo democratico nella vita moderna e la pratica attuale dello Stato in varie parti del mondo o della comunità internazionale? Cioè il paradosso, cioè c'è un altro paradosso al di là del primo che hai identificato tu, Andrea, che si pensa storicamente allo Stato laico come garante del pluralismo democratico, che lo Stato appunto per la sua laicità è arbitro, come l'arbitro di una partita di baseball, non dico calcio perché gli arbitri in calcio non si sa. ho toccato un punto vivo. Non godono dei diritti umani gli arbitri italiani. L'arbitro di baseball è garante delle regole del gioco, così gli altri possono entrare in dialogo con gli altri, in gioco con gli altri, anche lo Stato così nella vita democratica si pensa. Però io vedo nella pratica attuale del mondo una tendenza sempre più nota di vedere il diritto, la politica, il potere dello Stato come forza non di pluralismo, non di diversità umana, ma di una certa omogeneizzazione della società, cioè che impone una visione unica del bene comune così totalizzante che non lascia lo spazio, la libertà per la società di generare idee diverse, proposte diverse, realtà diverse che possono offrire qualcosa di veramente, veramente di nuovo alle esigenze dell'uomo. Per non rimanere sul piano soltanto di astrazione e generalizzazione, cito soltanto due esempi. Uno viene dal mio paese, cioè la legge sulla sanità negli Stati Uniti è un grande passo in avanti per noi, per la nostra società, non c'è dubbio. Da 50, 60, 100 anni è una delle grandi lacune della giustizia negli Stati Uniti, che ci sono migliaia di persone che non hanno accesso alle esigenze della sanità. Quindi si risponde, si fa una legge, giustamente. Però fin dove arriva questa legge nuova? Fino al punto che adesso ci sono vari processi nelle corti degli Stati Uniti, uno della mia università contro il governo americano, perché la legge della sanità cerca di imporre una visione così stretta, così monolitica del bene comune, che non lascia lo spazio per la diversità anche delle comunità religiose, per esempio, o istituzioni che si dedicano a vari aspetti del bene comune, di differenziarsi. Quindi vediamo nei discorsi di Benedetto questa valorizzazione del pluralismo, appunto affermando che innanzitutto la libertà religiosa, ma anche libertà di espressione, libertà di associazione, che devono proteggersi appunto per mantenere una certa dinamica dove si può dialogare, come ha detto Miguel, in un modo sincero sul bene comune, sul bene dell'uomo, dove queste domande non sono messe a parte in una scatola per lasciare libero lo Stato di imporre una soluzione unica ai problemi dell'uomo. Grazie. Applaudiamo tutti in fondo così teniamo i tempi più. Lascerei un attimo per tornarci dopo questa
sottolineatura di Paolo sulla questione dello Stato e vorrei tornare, perché mi sembra di grande attualità, sulla prima parte della risposta, cioè sulla questione del pluralismo e di come ci sia questa visione positiva del pluralismo dentro gli scritti che sono raccolti in questo libro. Una visione positiva che non è fondata sulla neutralizzazione delle diversità, cioè sul fatto che alla fine esistono tutte le diversità perché tutte le diversità sono uguali, ma perché le diversità sono diverse. C'è anche il presidente Letta, mi pare che nel discorso che ha fatto qui al meeting, ha valorizzato questo aspetto fin nella concretezza dell'azione politica. Ecco, facciamo un esperimento mentale però. Immaginiamo che ci sia una società con tanti punti di vista diversi su questioni decisive e immaginiamo che a un certo punto si vota. E immaginiamo che la maggioranza di questa società la pensi nella maniera X e pensandola nella maniera X decide di eliminare quelli che la pensano nella maniera Y, Z, H, K. E ha deciso a maggioranza, dunque ha deciso in maniera democratica. Come rispondiamo a questo paradosso della democrazia? Quello è forse la più difficile delle questioni democratiche e costituzionale. E anche il rapporto con quello che viene di essere detto su... Per me una delle questioni più interessanti leggendo i discorsi era questa tensione fra ragione generale o ragione particolare o all'ambizione universale della ragione esposta da Benedetto e dall'altro lato la difesa del pluralismo e anche di identità diverse. E questo si esprime anche nella forma, nella discussione che per esempio appare nel testo di McCrudden precisamente sulla democrazia, no? Sulla critica che McCrudden sembra fare anche su alcuni dei discorsi a questo rispetto. Anche nella questione della maggioranza, poi ritorno a questa questione di nuovo del pluralismo, ma voglio rispondere a questa questione della maggioranza. L'idea è Papa Benedetto è chiaro nel discorso a Berlino, nel senso che ci sono limiti alle regole della maggioranza, lo dici chiaramente. Questo non è niente di nuovo per il costituzionalismo, oggi, la condizione della democrazia oggi, perché abbiamo imparato che così come dobbiamo avere paura dei pochi, dobbiamo anche avere paura dei molti e che il vero senso della democrazia, la vera ragione della democrazia non è il più grande numero, ma è l'uguale dignità umana, che nel spazio democratico si spiega come uguale dignità politica. La riconoscenza di un peso politico identico a tutti. Il costituzionalismo non ha fatto niente altro che riconoscere questo. Riconoscere che l'uguale identità umana, che è alla base, all'origine della democrazia, anche della regola della maggioranza, può in altre circostanze esigere dei limiti a questa regola della maggioranza. Ma diventa difficile poi determinare quali sono questi limiti, da dove proviene esattamente la sua autorità, chi ha l'autorità per definirli. Qui Benedetto ha un approccio naturalistico, che mette la ragione in rapporto precisamente con la natura umana, con la dignità umana. E qui è uno degli aspetti che mi sembra più interessante di discutere, che è precisamente nel saggio di McCrudden, che dice che questo approccio può a un certo punto diventare un limite al dialogo che Benedetto difende. Io non so se una possibile risposta, è una difficoltà molto grande perché sarebbe una risposta quasi popperiana, perché in un certo senso bisogna rispettare quella ambizione di universalità, di fondamentalità della natura umana, della dignità umana che difende Benedetto. Ma dall'altro lato è importante riconoscere che nella società contemporanea non possiamo avere una definizione autoritaria. E forse una
possibilità di rispondere a questo sarebbe di dire che Benedetto propone un processo di scoperta di ragione naturalistica, dove la ragione non è soltanto, e qui non so se veramente Joseph forse può chiarire questo, per me è chiaro che per Benedetto la ragione non è soltanto un linguaggio comune, no, fa parte del proprio processo di scoperta anche in rapporto con la fede. Non è soltanto un linguaggio comune nello spazio pubblico, è molto di più di questo. Ma allo stesso tempo lui riconosce che l'autorità politica, anche se deve avere questa ambizione all'università, all'universalità, si fa in dialogo. E non può essere prodotto l'autorità politica in se stesso di un'autorità del tipo di rivelazione o un altro. C'è una parte del suo discorso alle Nazioni Unite che mi è particolarmente piaciuto, dove lui dice: il dialogo dovrebbe essere conosciuto quale mezzo mediante il quale le varie componenti delle società possono articolare il proprio punto di vista e costruire il consenso attorno alla verità riguardante i valori e obiettivi particolari. E questo mi sembra la forma come lui riconcilia questo pluralismo con questa ambizione di universalità. Perché c'è qualcosa in quello che ha detto Joseph che è vero, che c'è un rischio con questa ragione generale, con un'ambizione così universale, di poter diventare più, credo che è questo il rischio che Joseph parla, diventare più autoritaria che un argomento di tipo proveniente dalla rivelazione. Perché la ragione, in un certo senso, deve essere accessibile a tutti, la rivelazione può non essere. Questo è il rischio, è vero, ma questo rischio, credo, è mitigato, è riconciliato con questi valori della libertà, della sussidiarietà, di chi parla così tanto Benedetto, del pluralismo, via questa, diciamo, dottrina del dialogo che è così presente. Andiamo, dunque, Joseph, in questa, diciamo, in questa parte della nostra discussione è emersa fortemente il problema del rapporto tra la verità, la maggioranza e il pluralismo. Ma in tutto questo c'è come una dimensione di partenza dalla quale tu eri anche, avevi preso le mosse nel tuo intervento, che ti voglio chiedere come c'entra in questa discussione fino adesso. Ed è la questione della dimensione religiosa dell'uomo. Cioè, tutta questa discussione che abbiamo fatto fino adesso è come se ci ponesse questa domanda fondamentale: ma che ruolo c'ha nella vita comune, nella vita associata, nella vita pubblica, questa dimensione religiosa che ha l'uomo? E perché, scusami, perché normalmente in questi testi e in questi discorsi la libertà religiosa, questa libertà della propria dimensione religiosa, viene presentata come la prima, la più importante. Tu condividi questa gerarchia tra le libertà? Sì, del tutto, ma prima di rispondere sulla libertà religiosa vorrei fare due footnotes a quello che hanno detto Paolo Carozza e Miguel Maduro. Ho parlato prima di due errori che si può prendere dal discorso del Papa Benedetto. Una era di pensare che la vita religiosa, che la normatività religiosa è esaurito nel quella parte che appartiene alla ragione pubblico generale quanti esseri umani. Un primo errore. E la seconda era di pensare che tutta quella vita religiosa che è basata sulla rivelazione, per esempio per voi che Gesù è emerso, è venuto, è stato crocifissato, la risurrezione, rivelazione però irragionevole. Ho detto questo è un grave errore. Può essere rivelazione nel senso che non si impone ai non credenti, ma del tutto ragionevole. C'è un terzo grave errore che il cristiano o persona religiosa in generale pensa. C'è la parte della mia religione che fa parte della ragione pubblico generale. Allora questo metto nella piazza pubblica,
come tutte altre forze politiche. Però c'è tutta quell'altra parte che viene dalla rivelazione, allora quello devo nascondere dalla parte pubblica. Sarà solo discorso interno. Questo è un errore grave. La persona religiosa non soltanto può legittimamente, ma anche deve entrare nella piazza pubblica con tutta la pienezza della vita religiosa, con la testimonianza della vita religiosa, con il suo credo nella verità, e non cercare di imporre, ma una voce importante nel discorso pubblico di tutti. Pensate alla nostra civilizzazione senza una voce cristiana vibrante, potente. Non è pensabile. Allora, un errore di pensare, se non è una cosa che sono pronto a imporre sugli altri, non interessa agli altri. Voi sapete, c'è parole bellissime dalla profeta Micà, e vorrei leggere: uomo, ti è stato insegnato ciò che è buono e ciò che richiede il Signore da te: praticare la giustizia, amare la pietà, camminare umilmente con il tuo Dio. Entriamo come religioso nella piazza pubblica con umiltà, camminare umilmente con il tuo Dio, ma non nascondere. Non siamo una tipo di persona domenica e un altro tipo di persone lunedì e il resto della settimana. Il religioso non posso dire la religione appartiene alla chiesa, alla casa, ma quando vado al lavoro smetto di essere un religioso. Allora, tornando a Micà, l'insegnamento cristiano sulla pietà è nobile, è bello, è veramente commovente. Perché non deve essere parte del discorso politico generale quando si fa, per esempio, il discorso sul sistema penale, che il cristiano dice: ma guardate, anche la pietà, come pratichiamo noi, può far parte di questo discorso. Deve essere, non deve mancare, anche se no, non sei pronto, seguendo Papa Benedetto, di imporlo sull'altro, perché non può far parte del discorso generale. Può darsi gli altri verranno convinti. E questo è vero su tante cose. La voce religiosa non è esaurita solo nella cosa che possono tradursi in legge. La pietà, la tolleranza, la perdonanza, di perdonare gli altri. Ci sono tanti insegnamenti dell'uomo religioso, e in maniera più profonda camminare nella società con il convincimento che ci sono verità trascendenti. Un altro modo di esprimere la vita non è una cosa da nascondere degli altri, è un invito quotidiano, annuale, che il religioso deve mostrare nella società. Allora è errore di pensare: facciamolo umilmente, senza orgoglio, senza superbo, noi sappiamo la verità, ma è la nostra verità. E per concludere, una cosa un po' duro: io perderò rispetto per Paolo, per Andrea Simoncini, se loro non mi diranno: Joseph, sei un caro amico, ti rispettiamo, ma aspettiamo il giorno che tu accetti Gesù. Non saranno cristiani se non penseranno questo. E io non sarò un ebreo se non risponde: ti amo altrettanto, ma ho un'alleanza eterna che non mi permette. Allora, abbiamo,
Stasera abbiamo tentato un esperimento particolare, no? Il contenuto di questo libro, come avete sentito soprattutto dall'intervento di Miguel Maduro, uno dei contenuti forti di questo libro è l'idea di dialogo. Ecco, noi abbiamo provato in questo incontro a far coincidere il metodo con l'oggetto, cioè abbiamo cercato di discutere del dialogo, dialogando. E ci sarebbe lo spazio per un terzo giro, a patto che però chi dialoga sia veramente... Cioè vorrei provare a tirare un po' le fila di questa nostra discussione, di questo dialogo, proprio perché il pluralismo poi però abbia anche un punto di convergenza. E allora vi chiederei proprio di chiudere su questo punto, cominciando da Paolo. È già implicito in quello che stava dicendo adesso Joseph, ma questo libro che racchiude questi discorsi, uno potrebbe pensare che allora è indirizzato a politici, ministri, presidenti della Repubblica, personalità istituzionali. Cosa chiede quello che abbiamo detto fino adesso, questo spazio in cui il fatto religioso è uno dei soggetti costitutivi, non è una cosa da nascondere, come veniva detto prima, ma cosa chiede ad ognuno di noi? Che responsabilità pone come cittadini, come cittadini o non cittadini, ma come partecipanti alla vita comune? Qual è l'impressione che hai avuto dal punto di vista personale, leggendo questo libro? Grazie, Andrea. Cercherò di stringere, anche se questo apre una domanda enorme. Enorme appunto perché stupisce quanto, per me, leggere i grandi discorsi di Benedetto che avete raccolto nel libro, a me lancia una sfida, non solo come studioso, docente, giudice in casi di diritti umani, neanche solo come cittadino, come hai detto tu, ma persino come amico, come padre, come uomo. In parte, cioè, direi come inizio, per un punto che in parte risponde a alcune delle sfide di Joseph. Cioè Benedetto dice che non semplicemente che c'è la ragione e la rivelazione che sono separati, che c'è la ragione e la fede, uno entra nello spazio pubblico e l'altro, però ripete e insiste che la ragione e la fede si correggono uno l'altro, cioè entrano in un rapporto uno con l'altro dove uno trova il limite, la correzione dell'altro. E questa correzione, questo rapporto fra ragione e fede deve iniziare in me, non a livello sociale. La risposta a McCrudden, e io gliel'ho detto pure al convegno dove ha scritto quel tema che ha inserito nel libro, è che la dignità umana sì è la base della società, ma la dignità umana non è un discorso astratto. La dignità umana inizia con un'esperienza umana, un'esperienza dell'umano, un'esperienza dell'umano in me che mi permette di riconoscere la dignità dell'altro e quindi di amare. E qui diventa estremamente personale. La ragione per Benedetto, la ragione che esce da questi discorsi, da una continuità intima fra Benedetto e i discorsi che ha già fatto Francesco nei primi mesi del suo pontificato, si uniscono con l'amore. Cioè, la politica inizia con l'amore dell'altro, la fede e la verità trovano la loro risposta, si compiono nell'amore per l'altro. E questo amore si esprime anche nei discorsi Benedetto fino a un livello di solidarietà anche globale, cioè quello che è estremamente personale è anche estremamente universale. Colpisce, come lui dice davanti al Parlamento a Westminster, ma come mai ci sono delle imprese così grandi che non possono fallire? I governi si sono mobilizzati subito per aiutarli, eppure dov'è la mobilizzazione per i nostri fratelli poveri? Dov'è la mobilizzazione a solidarietà per il terzo mondo che soffre? Cioè io mi domando personalmente, dopo di leggere quello, ma non è il caso che ogni uomo è troppo grande per fallire? No?
E quindi, cioè, chiudo semplicemente con questo, che secondo me uno legge questi discorsi e gli interventi degli altri che ci hanno riflettuto, si sono impegnati ad offrire qualche risposta, e secondo me la risposta più adeguata è di un impegno personale al bene comune. Lui, cioè il Papa, insiste sempre, ritorna che la crisi politica, la crisi della democrazia, la crisi del bene comune è innanzitutto una crisi dell'uomo, è emergenza uomo, cioè il tema del meeting. Inizia con il nostro desiderio e capacità di discernere fra il bene e il male e di dedicarci al desiderio della saggezza di quello che chiede il re Salomone, da cui avete preso il titolo. E quindi alla fine è un appello alla nostra libertà personale. Chiudo con solo un'immagine che forse anche si può proiettare, non so se è capace. Io ho avuto occasione recentemente di fare un'altra visita dopo tanti anni a Siena, a vedere gli affreschi cosiddetti del buon governo, che dovrebbero essere del bene comune, come mi ha detto la Mariella Carlotti, poi leggendo il suo bellissimo libro su questi affreschi, sento degli applausi. E io, la conclusione finale per me di questi discorsi si trova proprio in questo affresco, in quella fila di persone in basso che reggono la corda che porta alla giustizia, che porta alla giustizia al bene comune. Cioè lo afferrano con libertà personale, e in questo si uniscono nell'impegno di lavorare per il bene comune, realizzando la giustizia per tutti. Questa è l'immagine che mi rimane alla fine di questo libro, la risposta alla crisi, la crisi all'emergenza dell'uomo, la crisi della vita democratica, inizia con il mio impegno di afferrare la corda che lega la giustizia al bene comune per tutti. Miguel, con te vorrei alzare un po' il punto di osservatorio. Questo meeting ha scommesso moltissimo, come diceva il professor Vittadini l'altro giorno, forse anche un po' smentendo un certo scetticismo generale, ha scommesso moltissimo sul fatto che quest'uomo e questa responsabilità ormai non è più soltanto nostra, non è più soltanto della nostra Italia, della nostra nazione. Noi siamo dentro questo ambito, questo luogo che si chiama Europa, e visto l'attenzione con cui hai sempre seguito questi temi, visto anche la responsabilità adesso che hai dentro il governo in cui siedi come ministro, questo momento, questa crisi, che cosa un libro come questo e questa posizione di bene comune di cui parlavamo può contribuire alla crisi dell'identità europea? Sicuramente l'identità europea è uno dei temi dei discorsi, e soprattutto mettendo in rapporto il cristianesimo con Atene e Roma, no? Se mi ricordo bene. L'idea che in realtà l'identità europea è prodotto di questa, di aggiungere il cristianesimo alla filosofia greca e alle regole e al diritto di Roma. Non è che l'identità europea sia un'identità cristiana, ma sì che il cristianesimo ha avuto un ruolo fondamentale nella costruzione dell'identità europea. E questo mi ricorda, forse alcuni di quelli che sono qui si ricordano che l'anno scorso ho raccontato metaforicamente, facendo uso della Divina Commedia di Dante, il rapporto fra ragione e passione, che anche ragione e fede nella Divina Commedia,
perché nella, e che io utilizzo spesso per spiegare il dilemma dell'identità europea oggi. Perché nella Divina Commedia di Dante, Dante è accompagnato in diversi circoli dell'inferno, in purgatorio, da Virgilio. E Virgilio era embodiment, come si dice? L'incarnazione della, è l'incarnazione della ragione nel, nella Divina Commedia. Ma è dotato soltanto di ragione, perché non aveva fede, non era... quel punto ancora conosciuto con Virgilio. E allora la sua entrata in paradiso da Dante non è accompagnata da Virgilio, invece è accompagnata da Beatrice, la rivelazione, la fede, ma anche quello che io presento in termini più ampi, la passione. Questo rapporto fra ragione e passione, ragione e fede, o ragione e natura umana, è fondamentale per l'identità di tutte le comunità politiche, anche l'identità dell'Europa. Io direi che il problema dell'Europa, del processo di integrazione europea, è che è un processo che è nato soprattutto basato soltanto nella ragione, per controllare i rischi delle passioni nazionali, ma basato soltanto nella ragione. E che oggi questo è in crisi. Oggi, soprattutto visto i poteri che l'Unione Europea ha sugli Stati membri, sugli spazi politici nazionali del Stato membri, questo spazio pubblico europeo, questo progetto politico europeo non può essere basato soltanto sulla ragione. Deve trovare una forma di passione. Non può essere basato soltanto nel funzionalismo, non può essere basato soltanto nelle regole. Manca la passione. La questione difficile per l'Europa è come ingettare passione nel progetto politico europeo. In questo senso i discorsi, con questa capacità di riconciliare ragione con un'ambizione universale più ampia, ci aprono delle prospettive interessanti. Credo che dimostrano la possibilità di costruire una ragione pubblica che non è basata soltanto nella ragione, nel senso stretto, ma che è una ragione più aperta. In un certo senso è questa ragione più aperta che anche l'Europa ha bisogno. Posso essere molto breve perché la domanda tua è già la risposta nella Bibbia. Una ho già letto. Di nuovo, sentite. Cosa deve fare il religioso uomo? Ti è stato insegnato ciò che è buono e ciò che richiede il Signore da te. Praticare la giustizia, amare la pietà, camminare umilmente con il tuo Dio. Semplice, giusto? La seconda risposta. Il più grande rabbino nella nostra tradizione, anzi uno che viveva nell'epoca di Gesù, Rabbi Akiva, che poi è stato martirato dai romani, perché rifiutava accettare l'idolatria romana, è stato chiesto a lui: se tu devi prendere tutta la legge e ridurla a una proposizione, quale sia. E lui ha risposto citando un verso del libro del Levitico, capitolo 19, verso 19. Amare il tuo vicino come te stesso, io sono il Signore. È la tua risposta. Grazie. Io vorrei, chiudendo questo incontro, che mi è sembrato
veramente interessante proprio da questo punto di vista, cioè da come si è visto non soltanto tre persone che hanno parlato del dialogo, ma tre persone che hanno dialogato, e questo mi sembra uno dei fattori che dà a questo pensiero, al pensiero che abbiamo raccolto in questo libro, a questi discorsi, dà un valore non solo teorico. Cioè, la cosa interessante di questi discorsi è che non hanno soltanto un grande e denso valore teorico, ma sono come discorsi che mettono in moto. È una parola capace di attivare, e questo lo si è visto per il dialogo che si è intessuto. Io nel chiudere volevo partire da una affermazione che è contenuta, aspetto sul quale finora non abbiamo avuto modo di tornare, ma che mi sembra veramente importante da richiamare, che è contenuta nella prefazione a questo libro che è stata scritta da Giorgio Napolitano, Presidente della Repubblica. E, in questa prefazione Napolitano dice che c'è un dato peculiare che caratterizza l'Italia, da lungo tempo consolidato, la non esclusione del fattore religioso dalla sfera pubblica, la convinzione, al contrario, che debba laicamente riconoscersi la dimensione sociale e pubblica del fatto religioso. A me sembra molto rilevante che una personalità come quella del Presidente della Repubblica, che nonostante noi conosciamo benissimo la tradizione politica a cui appartiene, è il Presidente di tutti gli italiani, cioè il Presidente e il rappresentante ultimo di quell'unità della Repubblica per cui ognuno di noi partecipa, a cui ognuno di noi partecipa, abbia avuto la forza e la sincerità di sottolineare questo punto, cioè di riconoscere che fa parte della storia e della tradizione italiana questa peculiare capacità di mantenere il fattore religioso dentro la sfera pubblica e non estrometterlo. In questo, allora, per chiudere, vorrei proprio partendo da questo, un'osservazione faceva prima Paolo, sottolineare quella che mi è parsa una straordinaria continuità tra il pensiero del Papa emerito che abbiamo raccolto in questo libro e quello dell'attuale Pontefice Francesco. Perché a me è parso chiaro in questo incontro che la questione centrale, il punto di partenza, è cosa noi rispondiamo alla domanda cos'è l'uomo. Il punto di partenza, il punto che presuppone qualsiasi sistema giuridico, qualsiasi sistema politico, qualsiasi sistema normativo, a parte presuppone una certa idea di uomo, una certa antropologia. Vuoi capire che idea di uomo ha una società? Guarda le sue leggi, guarda la sua Costituzione. E oggi c'è una grande alternativa sull'idea di uomo che abbiamo. O l'uomo è il frutto di una misura, è qualcosa di delimitabile, è qualcosa di riducibile ad uno schema, ad un'idea, ad un'ideologia, ad un meccanismo. Oppure, come ci ha scritto Papa Francesco nel messaggio al meeting, l'uomo rimane un mistero, irriducibile a qualsivoglia immagine che di esso si formi nella società e il potere mondano cerchi di imporre, mistero di libertà e di grazia, di povertà e di grandezza. Dunque il primissimo punto decisivo per la fondazione, per il mantenimento di un ordinamento giuridico, come sempre ci ha detto il Papa, è proprio l'urgenza di restituire l'uomo a se stesso, alla sua altissima dignità, all'unicità e preziosità di ogni esistenza umana dal concepimento fino al termine naturale. Questa centralità dell'uomo non ridotto, dell'uomo come persona, questo è il primo fattore che mi sembra sia decisivo nel richiamare le origini e il fondamento di un sistema giuridico, di un sistema politico che intenda essere giusto. Ma c'è un secondo punto che anche questo è emerso nella discussione, mi sembra importante preservare, e qual è, se c'è questo ruolo della fede nello spazio pubblico, qual è il ruolo specifico, il contributo specifico che la fede porta allo spazio pubblico? Per cui lo spazio pubblico senza l'espressione della fede sarebbe impoverito, perderebbe di ricchezza, perderebbe di variegatezza. Il contributo che porta alla fede
alla discussione pubblica non è un catalogo di verità o di dottrine. Il contributo che la fede, in particolare che la fede cristiana, porta allo spazio pubblico non è il contributo di una dottrina, perché nella fede cristiana la verità non è una dottrina, ma è un uomo, è una persona. E quindi il contributo è inevitabilmente che il rapporto con la verità deve essere una relazione. Come è stato detto prima, è un'affezione quella che conduce alla verità. C'è un pezzo col quale chiuderei della recente enciclica Lumen Fidei che mi pare dica sinteticamente questo, e con questo chiuderei. La luce dell'amore, propria della fede, può illuminare gli interrogativi del nostro tempo sulla verità. La verità oggi è ridotta spesso ad autenticità soggettiva del singolo, valida solo per la vita individuale. Una verità comune fa paura, perché la identifichiamo con l'imposizione intransigente dei totalitarismi. Se però la verità è la verità dell'amore, la verità che si schiude nell'incontro con l'altro e con gli altri, allora resta liberata dalla chiusura del singolo e può far parte del bene comune. Io ringrazio ancora chi ha partecipato a questo incontro e in particolare mi corre l'obbligo di ringraziare la Conferenza Episcopale Italiana che ha sponsorizzato in particolare questa conferenza all'interno del meeting, il progetto culturale della CEI. Ringrazio di nuovo tutti quelli che hanno partecipato e invito tutti a proseguire nel meeting. Grazie.